bene, proviamo a spiegare ai nostri concittadini cosa sta succedendo, approfittando di queste lunghe attese di incontrare assessori regionali, presidente della regione. Siamo alle solite. Il sistema rifiuti non funziona, la discarica di Trapani Servizi non consente più di scaricare, i comuni sono entrati in difficoltà, i cittadini giustamente si lamentano perché si trovano a casa cumuli e cumuli di rifiuti. Cerchiamo attraverso queste interlocuzioni di risolvere un problema che purtroppo noi sindaci non possiamo risolvere se non ci aiuta il presidente della regione, l'assessore ai rifiuti. Ne approfitto per ringraziare i colleghi sindaci che da più tempo rispetto a me già hanno iniziato questa battaglia che si concretizza sostanzialmente in continue ricerche di interlocuzioni che purtroppo sino ad ora non hanno dato l'esito sperato. Ma perché siamo qui alla presidenza della regione? Perché i cittadini devono sapere che mentre il compito dei sindaci è di occuparsi della raccolta del rifiuto, per quanto riguarda lo smaltimento i sindaci non hanno nessun potere, praticamente dipendono dalle varie ordinanze, dalle disposizioni della presidenza della regione. Ed ecco perché siamo qui, perché noi facciamo degli sforzi inusitati per poter raggiungere una certa percentuale della raccolta differenziata offrire un servizio porta a porta. Però ogni 3 mesi questa macchina si inceppa perché le discariche sono piene e da anni non si dà una soluzione per quanto riguarda il conferimento in discarica. E quindi tutti gli sforzi vengono vanificati, i nostri territori diventano indecorosi e ancora non si dà una risposta concreta, definitiva a quello che è il problema dello smaltimento dei rifiuti. Noi siamo qua, oggi è giorno di insediamento della regione, della giunta regionale. Auguriamo loro un buon lavoro, come diciamo, alle collaborazioni tra le istituzioni, però nello stesso tempo chiediamo di mettere al primo punto all'ordine del giorno quella che riguarda l'emergenza dei rifiuti, che non deve essere più un'emergenza, ma deve essere un provvedimento che dia una soluzione definitiva una volta e per tutte. Va bene, faccio io da giornalista, Giosuè Maniaci, sindaco di Terrafini. Continua la nostra presenza, continua la nostra richiesta, aspettiamo le risposte che in questi giorni ci sono state promesse, perché dobbiamo sbloccare la situazione. I nostri paesi meritano, così come ci siamo impegnati a raggiungere altissime percentuali di raccolta differenziata, non possiamo lasciare ora i paesi in balia dell'immondizia. Quindi aspettiamo le risposte che il governo regionale ci ha promesso e che anche il sindaco di Palermo ci ha promesso per l'utilizzo di Bellolampo. Pietro Puccio, sindaco di Capaci. Poco da aggiungere a quello che hanno detto i miei colleghi, se non che viviamo in emergenza ormai da decenni. Ma è mai possibile che la Sicilia è l'unica regione che non abbia un piano dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti? È l'unica. Possibile che da mese dopo mese andiamo sempre in sofferenza noi e i nostri concittadini? Io spero e mi auguro davvero che il nuovo governo Schifani ci possa fare uscire da questa emergenza continua. Se così non è, guardate, la Sicilia non ha futuro e noi non ci possiamo permettere, noi che siamo il front office e le sentinelle dello Stato sui territori, a consentire un'operazione di questo genere. Angelina De Luca, sindaco di Altofonte, passionaria della lotta per i paesi puliti. Tra l'altro nella tua comunità la gente giustamente cosa fa? Se la prende col sindaco? Assolutamente sì, aggiungo qualcosa a quello che hanno detto i miei colleghi. Paesi virtuosi, noi abbiamo di molto superato la raccolta dei rifiuti che per legge dovrebbe essere al 65%, Altofonte ha raggiunto punte anche dell'82%. Aggiungo i costi della differenziata. I costi della differenziata sono lievitati negli anni in maniera esorbitante. Noi abbiamo iniziato raccogliendo l'umido a 85 euro, oggi lo conferiamo a quasi 250 euro. Per non parlare dell'indifferenziato, il problema che adesso si pone, indifferenziato che nel 2017 costava 120 euro, oggi costa 280 euro e addirittura ci sono piattaforme, stazioni di trasferenza che lo portano all'estero, in Italia, addirittura anche fuori dall'Italia, e hanno costi di 440, 500, anche 550 euro. Una situazione veramente insostenibile per i sindaci, ma soprattutto per i cittadini. Santo Cosentino, sindaco di Trappeto, che facciamo se non ci ricevono? Ma già da diversi giorni comunque abbiamo fatto diversi incontri, addirittura abbiamo incontrato anche il neo presidente della regione
che è stato gentilissimo nell'accoglierci e nel, in un certo senso, accogliere le nostre problematiche. È un problema che c'è da sempre praticamente. Noi qui non siamo soltanto venuti per risolvere il problema temporaneo dell'emergenza, qui siamo venuti per risolvere definitivamente questo problema, perché a distanza di mesi ci ritroviamo sempre in difficoltà e i primi ad essere bersagliati dai cittadini siamo noi sindaci. Adesso non bisogna pensare che i sindaci devono essere diciamo, i primi ad essere accusati o additati, e quindi crediamo e speriamo che la nuova giunta guidata dal presidente della regione Schifani possa risolvere definitivamente questo problema. Grazie. Va bene, grazie. Ciao ragazzi. Presentati e di cosa vuoi fare. Io sono Maurizio Milone, sindaco di Belmonte Mezzagno. Siamo qui perché, come tutti i sindaci, siamo disperati, nel senso che siamo impegnati a evitare un problema igienico-sanitario per i nostri comuni. Se non ci permette di abbancare i rifiuti in qualche discarica, siamo costretti a lasciarle per le strade, con quello che può scaturire con gli incendiari che possono creare altro danno, oltre al fatto che i prezzi delle discariche sono proibitivi, e quindi avrà una ricaduta sicuramente nelle tariffe per la TARI e quindi sui cittadini. Va bene, da Palazzo d'Orleans è tutto, i sindaci sono qui a presidiare, vi terremo aggiornati sull'evoluzione della problematica.